Se anche tu, come me, lavori quotidianamente in ambiente Linux da linea di comando, avrai sicuramente notato che ogni volta che provi a lanciare un comando con i privilegi di superutente, in particolare digiti il sudo seguito dal nome del comando, ti viene chiesto di inserire la tua password per conferma. Ebbene, si tratta di un importantissimo meccanismo di sicurezza che però per gli smanettoni come noi finisce per essere una gran seccatura. Ah, dimenticavo, ciao, sono Zane di Turblab.it e in questo video vedremo proprio come disabilitare questo meccanismo di sicurezza per poter utilizzare sudo senza bisogno di digitare la password. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turblab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Ora, questo meccanismo che abbiamo appena visto in funzione è estremamente importante per almeno due motivi. Il primo e più evidente è che impedisce a qualcuno che magari si sieda al nostro PC al posto nostro mentre ci siamo alzati un attimo di lanciare comandi liberamente con i privilegi di superutente, quindi di eseguire operazioni potenzialmente molto pericolose. Il secondo motivo però, quello un pochino più sottile, più difficile da individuare, è che questo stesso sistema di sicurezza impedisce anche agli script, quindi quando ad esempio lanciamo un comando sh, di acquisire i privilegi di superutente di nascosto. Se ad esempio pensiamo di lanciare uno script che dovrebbe solo mostrare qualcosa di grafico a video, però in realtà ci viene richiesta la password di superutente, faremo meglio a fermarci perché probabilmente sta succedendo qualcosa di imprevisto. Quindi questi sono i due meccanismi per cui in linea di massima questo sistema di sicurezza che abbiamo appena visto è estremamente importante e non consiglio al grande pubblico di disattivarlo. Se però stai guardando questo video, probabilmente tu non fai parte del grande pubblico ma fai parte degli smanettoni e quindi probabilmente hai le tue buone ragioni per voler disattivare questo meccanismo di sicurezza. Quindi entriamo nel vivo della trattazione, torniamo qui al nostro PC, quindi apriamo il nostro articolo turblab.it/1301. Innanzitutto dobbiamo aprire il terminale come abbiamo fatto un attimo fa, io quindi premo qua sotto e clicco terminale, eccolo qua che si apre e poi proseguiamo. La primissima cosa da fare è installare Nano, quindi l'editor di testo di Linux. In particolare dovrebbe essere già installato, però comunque dobbiamo installarlo. Ecco qua, io ancora non ho disattivato la protezione, quindi di fatto devo digitare la mia password per poterlo installare. Perfetto, quindi Nano era già installato, posso proseguire. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lanciare questo comando per aprire, utilizzando appunto il nostro editor Nano, il file vsudo che contiene la lista di utenti che sono autorizzati ad utilizzare i privilegi di superutente. Quindi sudo editor uguale Nano vsudo, eccolo qua. Una volta che siamo entrati, quello che vogliamo fare è scorrere fino alla fine del file. A questo punto vogliamo prendere questo testo e riportarlo nel nostro file, quindi Ctrl C e Ctrl maiusc e V per incollarlo all'interno del terminale. Eccolo qua, quindi questo è semplicemente un commento per capire che cosa sta succedendo, che cosa serve questa linea, se magari in un secondo momento dovessimo andare ad aprire di nuovo il file, mentre la parte importante della nostra configurazione è quest'altra riga. Quindi al posto di mio username che abbiamo visto copiato dal sito, quello che vogliamo fare è riportare il nostro nome utente corrente che possiamo leggere per comodità qua sopra. In particolare il mio utente si chiama Zane, quindi andrò a cancellare da tutta questa riga, andrò a scrivere Zane. Quindi eccolo qua, questo è il testo che deve rimanere. A questo punto quello che vogliamo fare è salvare il file e chiudere, quindi battiamo Ctrl X come indicato qua sotto, spingiamo appunto S per confermare e poi invio per salvare e chiudere. A questo punto non dobbiamo fare altro che chiudere il nostro terminale, ecco qua, torniamo al desktop, apriamolo di nuovo e se tutto ha funzionato come ci aspettiamo potremo eseguire i nostri comandi senza bisogno di digitare la password. Quindi scriviamo sudo come abbiamo fatto prima, ecco ciao ed eccolo qua. Abbiamo potuto appunto utilizzare il comando sudo senza bisogno di installare la password. Questo funziona ad esempio con tutti i comandi, quindi possiamo fare ad esempio anche un apt update per andare ad aggiornare i repository di Ubuntu, oppure andare ad installare con apt install tutti i nostri pacchetti senza bisogno di dover ridigitare la password ogni volta. Ora, spero di essere stato chiaro che questa non è un'operazione che consiglio al grande pubblico. Se però, come ho detto in precedenza, sei uno smanettone e questa cosa ti dà particolarmente fastidio come
me lo dà a me, puoi sicuramente utilizzare questa tecnica per apportare questa modifica e semplificarti un po' la vita. Bene, da Zane di turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di lasciare un mi piace cliccando sul pollicione qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, quindi Linux come oggi, oppure anche Windows, Internet, Bitcoin, software e tutto quello che orbita attorno al mondo dei PC, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso, iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video, ciao! Ma proprio adesso deve passare sta c***o di aereo?